È stata una grande vittoria per la città di Trieste. La Trieste Trasporti si è dimostrata in questo ultimo periodo un'azienda di grande professionalità. Credo che tutti i triestini lo possano apprezzare con la qualità delle autovetture. Abbiamo dei mezzi che hanno il massimo di un'anzianità di 4 anni con l'aria condizionata, estremamente efficienti. Il nostro sistema di trasporto pubblico, a chi che se ne dica, è uno tra i più funzionali, considerata anche la morfologia del nostro territorio, quindi tante salite. Oggi è un servizio davvero che funziona. Il fatto di avere il rischio di non avere più un'azienda così come strutturata sarebbe stata per la città un rischio altissimo, anche sotto il profilo occupazionale. Trieste Trasporti ha vinto, attendiamo ovviamente l'atto ufficiale, ma ormai è confermato. Trieste Trasporti ha vinto, è una vittoria indiretta anche della nostra città e soprattutto del modo di fare impresa, cercare di dare servizio, essere tra i migliori. Io li giudico uno tra i migliori d'Italia. Lo staff dirigenziale è all'altezza, si è dimostrato sempre disponibile anche nei momenti più delicati, come il famoso incidente del tram di Opcina. È certo che nel bando di gara era previsto il rispetto, buona parte dell'occupazione è chiaro, però quando cambiano le dirigenze, quando cambia la sede operativa, cambiano tanti fattori, anche sotto il profilo finanziario, perché un'azienda che versa i propri contributi, quindi le proprie tasse sul territorio, sono soldi che rimangono nella nostra regione e indirettamente nella nostra città. Pertanto siamo tutti felici e ringraziamo lo staff di Trieste Trasporti per aver presentato una bella offerta, giusta, equilibrata e che gli ha dato soddisfazione a loro e soddisfazione a noi tutti.